Buongiorno, sono Silvia. Benvenuti alla quarta puntata di Connettere l'Ambiente. Oggi ci troviamo a Torino, al Parco della Confluenza, esattamente nella zona di Ponte Sassi, con la dottoressa Laura Russo. Ci spieghi cos'è un intervento di forestazione e rinaturazione? Siamo all'interno del Parco della Confluenza della città di Torino e qui sono stati realizzati degli interventi che assecondano gli atti naturali. Quindi in un primo momento sono state eliminate le specie alloctone, cioè quelle specie esotiche invasive che si sono insediate nei nostri ambienti, si sono sviluppate e li hanno colonizzati, come l'ailanto e la canna di bambù, per poi mettere a dimora delle giovani piantine forestali di specie autoctone, cioè quelle specie che tipicamente caratterizzano i nostri ambienti. Come vedi, il cantiere si è sviluppato lungo l'asta fluviale con un duplice scopo. Il primo è quello di incrementare la funzionalità ecosistemica di un ambiente fluviale. Il secondo è la fissazione dell'anidride carbonica appunto nel legname e nel terreno, quindi un aumento della produzione dell'ossigeno e un decremento di anidride carbonica in atmosfera. Qual è il ruolo della città metropolitana di Torino? La città metropolitana di Torino ha preso in carico delle aree che sono di proprietà della città di Torino, stipulando delle convenzioni, e qui ha realizzato gli interventi di forestazione. Quante e quali piante sono state messe a dimora? Allora, solo nel cantiere di Torino abbiamo messo 4.994 piante. In particolare sono state messe delle piante a rapido accrescimento in prossimità del corso d'acqua, come salici e pioppi, che sono piante tipiche appunto degli ambienti fluviali. Poi abbiamo alternato specie arboree primarie come querce, frassini, ciliegi, a specie arboree secondarie come carpini. E infine abbiamo messo anche degli arbusti, quindi noccioli e biancospino. Qui abbiamo una piantina che è stata appena messa, abbiamo una cannetta di sostegno e uno shelter protettivo che ci serve a proteggere la pianta dalle erbe infestanti. Lo stesso scopo ce l'ha anche il cippato, che serve, oltre a proteggere la pianta, anche a mantenere l'ambiente umido. Ti faccio vedere, proprio perché si tratta di un parco a fruizione pubblica, abbiamo deciso di mettere dei cartelloni di cantiere che spieghino alla cittadinanza il nostro progetto. Laura, quali sono le altre aree interessate? Oltre al Parco della Confluenza, il progetto si è esteso al Parco della Rivore, che è qui dove ci troviamo adesso, che risale lungo il torrente Stura di Lanzo fino al Parco Stura. Inoltre abbiamo fatto un'altra piccola fascia forestata anche al Parco del Mesino, dall'altra parte della sponda. Bene, grazie Laura. Grazie anche a voi, ci vediamo nella prossima puntata. Quanto vuoi che le riprenda? Dai, se non rifai? La morsa del panda.